Ciao, sono Nicola del negozio Passport. Prima di tutto, amici, vi do il benvenuto sul nostro canale YouTube e vi invito subito a iscrivervi e ad attivare la campanellina per stare sempre aggiornati sulle nostre importanti novità. Vi invito anche a iscrivervi ai nostri canali social, Instagram e Facebook. Oggi vi porto con me alla scoperta di una novità davvero sensazionale. Stiamo parlando infatti di Saucony Peregrine 12. Eccola qua, il nuovo gioiellino in casa Saucony. Stiamo parlando ovviamente di una scarpa da trail ormai per molti anni sulla cresta dell'onda. Peregrine infatti è una delle scarpe più leggere del mondo Saucony Trail. Abbiamo una suola veramente ben scolpita, ma andiamo a vederla ora nel dettaglio e a capire quali sono le caratteristiche tecniche di questa scarpa. Partiamo dalla struttura, dal corpo, dalla tomaia. La sensazione è di avere una tomaia veramente molto leggera e sembra quasi una seconda pelle, sembra veramente che fasci molto bene il piede assieme alla linguetta che è stata snellita ed è molto morbida e flessibile. Abbiamo una allacciatura con quattro occhielli più quello finale per dare una chiusura e un comfort al collo veramente molto importante. Nella parte sempre anteriore, quindi sempre nella zona della tomaia, abbiamo dei bei rinforzi che danno struttura e corpo alla scarpa. Questi rinforzi, ovviamente, nel mondo delle scarpe da trail sono fondamentali per, diciamo, proteggere dai sassi e dai terreni anche più impervi. Garantiscono anche, qualora ci fosse un po' di umido, un po' di bagnato, un'ottima protezione al piede. Infatti, sono di tomaia leggermente più spessa con degli inserti termosaldati che garantiscono protezione. Nella parte tallonare abbiamo un'imbottitura non troppo esagerata, dà sì comfort al piede, ci sono dei cuscinetti interni che si possono anche sentire al tatto, ma non va ad essere troppo morbida, troppo imbottita. Infatti Peregrine comunque mantiene sempre un buon grado di leggerezza, infatti siamo soli sui 275 grammi nella misura 9 da uomo. Andiamo però ora nel dettaglio e nell'ammortizzazione di questa scarpa. Abbiamo parlato fino adesso che è una scarpa leggera, ma possiamo anche consigliarla ad un pubblico medio pesante come scarpa? Beh, diciamo che a questa domanda rispondiamo dopo, perché prima voglio presentarvi i materiali. Abbiamo il Power Run come sistema di intersuola, per cui è una gomma bella morbida del mondo Saucony, ma soprattutto dà molta molta elasticità, per cui possiamo dire che è una scarpa sì morbida, sì protettiva, sì ammortizzante, ma non va assolutamente a sacrificare quello che è l'esigenza della spinta dell'atleta, per cui è una scarpa che ci dà ottimo comfort anche nella salita, quindi se vogliamo avere un buon rebound, una buona spinta, è una scarpa che ci dà un ottimo comfort, però possiamo dire che anche per la discesa ha il suo perché. Infatti, nella parte interna, nel sottopiede interno, abbiamo un profilo di Power Run Plus che è una gomma molto molto più morbida. Questa non garantisce la stessa reattività del Power Run, ma ci garantisce proprio sul piede una morbidezza in più. Come suola ormai abbiamo da anni il Power Track di Saucony, questa nuova, diciamo, disegno, nuova scolpitura per la Peregrine 12. È notevolmente cambiata, ma andremo a vederlo anche dopo. Abbiamo dei tasselli leggermente più piccoli, diciamo, come volume, ma leggermente più alto. Infatti abbiamo quasi 5 mm di spessore nel tassello, quindi dal terreno all'intersuola abbiamo 5 mm. Abbiamo un tassello a V e a bidirezione, in modo da avere grip sia in discesa che un'ottima trazione in salita. Abbiamo parlato di intersuola, ovviamente non possiamo non citare il drop, è 4 mm, per darti comunque una spinta più naturale possibile. Ma a chi possiamo consigliare questa scarpa? Come detto prima, è una scarpa molto leggera e molto reattiva, per cui sicuramente questa può essere la scarpa giusta per il podista medio-leggero che vuole spingere ma anche avere il giusto grado di protezione. È una scarpa che si adatta benissimo a tutti i tipi di terreno, non disprezza i terreni misti, quindi anche se andiamo su un collinare o dove abbiamo uno sterratino molto battuto può andare molto bene, ma anche nella roccia può fare sempre il suo perché. Con il tassello anche aumentato leggermente più alto, non disprezza neanche i terreni fangosi. Possiamo quindi consigliarla a chi cerca tanta reattività, buona leggerezza e sicuramente una scarpa che come sensazione dia libertà e flessibilità. Per un pubblico medio pesante, sicuramente è una scarpa che consigliamo solo per le brevi distanze.
Adesso però, ragazzi, voglio farvi vedere due chicche, perché tanti ci chiedono, ma effettivamente cosa cambia dal modello precedente? Ho qui anche una Peregrine 11, che così possiamo andare a vedere nel dettaglio cosa può cambiare. Allora, diciamo che nella parte della tomaia vediamo che le due scarpe sono anche abbastanza simili come tramatura, però la sensazione nella Peregrine 12 incalzata è quella di avere una tomaia molto più leggera, sembra proprio una seconda pelle. Poi abbiamo anche riscontrato, abbiamo sempre comunque le stesse, diciamo, protezioni davanti, la lacciatura è leggermente più corta nella Peregrine 12, diciamo per dare un po' più di libertà alle dita davanti. La grossa differenza è sicuramente la linguetta, perché la linguetta Peregrine 12, come detto, è proprio sottilissima, molto morbida. La Peregrine 11 invece era più imbottita, era un po' più robustina come costruzione. A sensazioni di calzata entrambe non abbiamo grosse differenze. Secondo me, però, correndo ho riscontrato che quella della Peregrine 12 dà meno fastidio. È un po' più libera, ti lascia più libertà di flessione anche nel collo del piede. Secondo me è una sensazione migliore quella di Peregrine 12. Altra cosa, nel posteriore vediamo che la Peregrine 12 è leggermente più alzata nel collarino per dare un po' più di struttura al tendine d'Achille. E l'imbottitura è leggermente diversa. Peregrine 11, come nella linguetta davanti, era un po' più cicciona, era un po' più robustina. Ripeto, non è che abbiano cambiato grosse morbidezze come sensazione, è solo proprio per alleggerire la scarpa e dargli questa sensazione un po' più racing. Altra cosa che è cambiata, ovviamente, anche la struttura sotto. Come vi ho detto prima, abbiamo una nuova costruzione, abbiamo un nuovo tassello leggermente più alto e leggermente più stretto rispetto al modello precedente, che garantisce un ottimo grip. Che dire, ragazzi, questa è davvero una scarpa eccezionale. Noi siamo curiosi di provarla per questa stagione trail e speriamo che anche voi siete curiosi di provare questo gioiellino di Saucony. Vi aspetto nelle nostre sedi, sia di Busca che di Signoressa, per provarle. Oppure, se abitate anche lontano, sul nostro sito www.passport.it. Ciao!